se mi permettete qui per radio, è una cosa nostra interna. Allora, il nostro amico, un pagano politeista, sta per lanciare quello che è il bosco, cioè un bosco che lui coltiva con passione, molta passione, per trasformarlo in un bosco sacro. Pertanto lui ha lanciato questo progetto di istituire questo bosco sacro nella città dove lui è, insomma, nella zona che lui segue, e di consacrare quel bosco e trasformarlo in un luogo di ritrovo per evocare le divinità. Questo progetto che sta portando avanti lui, in realtà, sembra che sia arrivato al punto di non ritorno, cioè sembra che ormai vada in porto definitivamente. Pertanto noi intanto ringraziamo questa persona, e speriamo naturalmente che il progetto vada a buon fine. Pronto? 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 Ah, bello, te posso salutare pure io? Come no, grazie. Come stai? Bene. Ecco, passa belle feste, non ti dico buon Natale, insomma, mi mandi a fanculo, c'hai ragione. In gamba, salutami anche Francesco. Senz'altro. Ciao. Ciao, ciao. Sì, anche a te buona festa a tutta la famiglia, sa. Anzi, fate festa, divertitevi. Ricordatevi che in questo periodo, nelle antiche feste pagane romane, c'erano i Saturnali, dove si mangiava... Pronto? Ciao Claudio, sono Marco. Ciao! Ho sentito che ta scusa del lavoro per non venire più in radio. No, devo trovarmi un lavoro. Ti inviterei a venire da me, ma sento chilometri di distanza. Cioè, guarda, ti ringrazio del pensiero. Ti penso che sono tutti lì insieme, che figata. No, guarda, se a fine magari litigaressimo. No, dai, io te Aure, beh, te sei anche altamente specializzato, te catarà qualcosa da fare. Sì, vabbè, ma sai, io mi adatto un po' a tutto, a me mi basta trovare il tempo per continuare quello che sto facendo. Ah, ma non te sei la giornata. Io cerco quello che trovo. Cioè, nel senso che non ho, sono a bocca buona io. Mi basta che sia un lavoro che mi permette di continuare a fare quello che faccio. Ah, un part time. Ah, tutto, vabbè, anche un part time, ma part time anche un giorno completo, basta che mi dai il giovedì pomeriggio, basta che trovo anche il tempo di lavorare su internet, basta che trovo il tempo di scrivere, dopo ti dirò 40 ore a settimana di lavoro, cosa che sei. Vabbè, oh, ti fai i migliori auguri, ti metto a posto la tua situazione. Sì, sì, ma... E bella poesia, quella che ti ha buttato. Ti è piaciuta? Grazie a te, ciao. E allora, grazie a te, la poesia era quella di Kipling, e in quella battuta, cioè in quella traduzione, perché ne ho viste altre traduzioni che non erano così belle. Stavo pensando di buttare in internet anche la poesia Ma di Giobbe Covatta in napoletano, ma mi è abbastanza difficile riprodurla dal punto di vista dattilografico in computer. Vi ricordo sempre che su internet trovate sempre tutto, nel senso che trovate tutti i nostri siti, trovate tutto quello che noi facciamo, tutte le nostre cose, e iscrivendovi al main list, ai gruppi di discussione, potete anche ricevere i vari pezzi che mettiamo in lista, che sono pezzi nuovi, anzi, proprio qui ho fatto una stampa recentemente del commento a quelli che sono gli inni orfici che stiamo caricando su internet. Non li ho contati quanti sono, perché non li ho nemmeno numerati, ma vediamo un attimino. Pronto? Pronto? Sì? Senta Claudio, sono Paolo. Ciao, ciao, dimmi. Senta, la difficoltà di relazionarsi con l'esterno, dice, ma come si fa quando chi ti abitua fin da piccoli ad amare la necrofilia, sì. La necrofilia, adorare un cadavere appeso su una croce, quando che sono le nostre teste che dà il sole, sì. È il sole che ti accarezza, il me riscalda, il me dà la vita, la fonte della nostra vita. E ti insegna fin da piccoli alla necrofilia, l'adorazione di un cadavere. Sì. Ecco, non ho altro da dire. Ok, grazie.
Buone feste, eh. Allora, sì, in effetti è una cosa che fa rabbia e fa sempre più rabbia man mano che si scopre cosa ci hanno tolto. Cioè, ci hanno tolto effettivamente l'amore per il sole, l'amore per le cose, l'amore per gli dèi, l'amore per la natura. Ci hanno veramente strappati. Pronto? Vorrei solo sapere l'indirizzo internet dove si può vedere qualcosa. Sì, tu sai usarlo internet? Qualcosa, Sei andato sui motori di ricerca? Sì. Scrivi paganesimo politeista o Claudio Simeoni e li trovi. Allora, paganesimo politeista o Claudio Simeoni anche. Claudio Simeoni. Sì, poi arrivi a qualunque pagina tu trovi, no? Arrivi alla fine della pagina, sì, e trovi scritto torna all'indice. Sì. Tu clicchi su torna all'indice e vai in prima pagina. D'accordo. E da quella prima pagina puoi saltare su tutti i siti possibili e immaginabili. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Pronto? Sì? Senta, mi cava una curiosità. Così una parola, il paganesimo cosa vuol dire per i cristiani o per cosa? Che parola è il paganesimo? Perché sembra una parola un po' strana. Magari penso su una maniera e un'altra. Cosa che vuol dire zio, non altri, so che siamo cristiani, se un cristiano mi fa una roba speciale, mi fa cristianesimo, mi fa una brutta roba, invece magari io penso mai, se vuoi spiegarmi cosa vuol dire la sua religione, sto cristianesimo, sì, che non riesco a capire, che fa un brutto senso forse sentire la parola e magari interpretiamo per male, può essere una roba molto bella, guarda, solo bisogna che mi spiega. Blocco le telefonate e te lo dico, cercherò. Allora, blocchiamo un attimo il telefonato per qualche minuto. Allora, il termine paganesimo è un insulto che i cristiani hanno rivolto a tutte quelle persone che non erano cristiane ancora 2000 anni fa, quando quelle persone consideravano divino, consideravano sacro il mondo in cui vivevano. I boschi erano sacri, le piante erano sacre, le tensioni della vita erano sacre e i cristiani, per insultarle perché avevano il potere, li hanno chiamate pagani. Bene, noi abbiamo preso quell'insulto e lo abbiamo riempito di significato. Oggi si chiama pagano quella persona che costruisce delle relazioni col mondo che la circonda, cioè con gli alberi, con i boschi, con le sue tensioni della vita, e considera tutto questo degli dèi uguali a sé, perché un pagano considera se stesso un dio, ma non un dio padrone, una persona che cresce. Una persona che cresce in un mondo che cresce, e tutti coloro che crescono per i pagani sono degli dèi. Un pagano è colui che riconosce nella pianta, negli animali, nelle tensioni della vita, nei bambini, degli dèi che crescono, per cui costruisce le relazioni fra sé e la vita, perché fra sé e la vita cammina assieme. Io sono pagano perché riconosco che la terra che ho sotto i piedi non è solo una massa di rocce, ma è una coscienza, è una divinità, è un Dio che mi ha permesso a me di esistere. Riconosco che l'atmosfera che respiro è un Dio, riconosco che la luna è un Dio, riconosco che un bosco è fatto da tanti dei e è un Dio esso stesso, riconosco che tutto ciò che mi circonda tenta di crescere, tenta di costruirsi e tenta di mutare. Per questo motivo io sono un pagano. Spero di essere stato chiaro. Pronto? Pronto? Ciao, sono Graziano da Mestre. Ciao, dimmi. Allora, volevo chiederti una cosa, cioè un consiglio, essendo io diventato babbo da poco. Siccome tu in passato hai spiegato che l'attuale modo in cui si allevano i bambini ha delle gravi deficienze, volevo chiederti se puoi consigliare qualche libro o anche consiglio che viene da te medesimo
No. In modo che i bambini abbiano più possibilità da adulti di diventare dei guerrieri. Sì, fermo le telefonate e ti do la risposta. Sì, ti ascolto per audio. Ok, certo, ciao. Ciao. Allora, c'è un solo modo per cui i bambini possono diventare gli adulti diventando dei guerrieri, cioè diventando le persone che si prendono le proprie mani la responsabilità della propria vita. Solo se hanno dei genitori, cioè se hanno dei modelli che fanno questo. Cioè, se hanno dei genitori che usano la menzogna normalmente, che tentano di fregare, tentano di essere furbi, il bambino cresce ad imitazione di quel modello. Se il bambino vede il genitore che studia, vede il genitore che si gratta la testa perché deve risolvere un problema e magari sbaglia, se vede che il genitore ha le sue mancanze e affronta la vita con le sue mancanze e le riconosce, il bambino comprende che sta crescendo anche lui. Io mi ricordo una volta mia figlia, quando mia figlia aveva 1 anno e mezzo, io gli dicevo, quando spandeva il mangiare, no? Gli cadeva il mangiare, dicevo: pastroccio, pastroccio. Un giorno io, mettendomi in bocca delle cose, anche a me sono cadute e mi sono sporcato, e mia figlia mi ha detto: pastroccio. Cioè, in pratica aveva acquisito che non era, non gli imponevo una sua incapacità, ma cercavo di dirgli delle cose che anche a me mancavano, cioè erano le mie mancanze che gli davano e i miei sforzi per migliorare quello che stavo facendo. Per cui ero io che dovevo educarmi, ero io che dovevo crescere, ero io che dovevo diventare il modello su cui lei costruiva se stessa. Infatti in stregoneria non si educano i bambini, ma si educano gli adulti. Cioè gli adulti devono imparare a crescere, perché se gli adulti sanno che a 50 anni si sta crescendo, non andranno mai dal bambino a dirgli: guarda che stupido che ti sei, che non ti si bonde far niente. Non andranno mai a fare la partita di calcio col bambino per far vedere che bravi che sono. Pertanto l'adulto non dà al bambino un modello di verità, ma dice: anche a me come adulto cerco di far del me meglio, e se oggi faccio del mio meglio, domani farò ancora meglio, e questo vale anche per te. Per cui ricordatevi, sono gli adulti che devono educarsi e costruirsi. Ultima telefonata, poi chiudo. Pronto? Ciao Claudio, sono Pagni. Ciao. Ma sti adulti che dovrei educare, chi ha paura e chi è conigli, cosa ha avuto chi insegna a Sofioi? Chi ha inchinato la testa, per chi è andato tutti a fare la comunione, ma ieri era picco, dopo è andato a confessarsi per anni. Cosa ha avuto chi possa insegnare a chi fiori? A essere di schiavi? Bisogna sperare che venga una guerra che stermina tutti e dopo che non c'è neanche soluzione. E dopo guarda ti, guarda che al di là di accesa che i disastri che ha fatto ormai sono davanti a tutti, guarda che a televisione, che insegna alla gente cosa che ha da comprare. È plagio, mi sfido che il boia e Berlusconi a fare una legge sul plagio e dopo che tocca inciodarsi. Va bene, chiudo. Ciao. Chiudo qui la trasmissione Magistro Gonaria Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 e spero di cominciare puntuale. Vi farò, continuerò il discorso di oggi facendovi ascoltare un pezzo dell'ultimo dibattito che noi abbiamo fatto. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19. Ciao, parto subito con la pubblicità.